Io vorrei tornare un attimo per dirvi perché guardiamo la Turchia. Cioè, perché la Turchia in realtà, cioè nella pratica, suscita molto più interesse di altri paesi che potrebbero essere altrettanto interessanti. Guarda, questa è una domanda molto interessante che non riguarda solo la Turchia. Cioè, mi spiego, quello che avviene all'interno della Turchia e anche all'esterno riguarda noi tutti, perché la Turchia e il luogo in cui essa si trova è da sempre un laboratorio che ci indica le direzioni che vanno assumendo alcuni grandi fenomeni internazionali. Ora, il referendum di Erdogan in sé non ha un grande valore se non simbolico, perché è da molto tempo che Erdogan continuava a volere, cioè insisteva nel volere uno Stato autarchico e di volere un modello istituzionale che fosse conforme a questo, e aveva fatto parecchi passi in questa direzione. Certo, col referendum simbolicamente noi entriamo in una nuova fase. Entriamo in una fase in cui la Turchia seguirà ancora di più questa sua vocazione, che la rende un pochino separata dall'Occidente. Noi dobbiamo forse dimenticarci, la Turchia è irreversibilmente laica, la Turchia è irreversibilmente legata all'Occidente. La Turchia oggi sta giocando sul terreno internazionale, sul terreno interno, le sue migliori carte. E le sta giocando con grande spregiudicatezza. Erdogan col referendum sarà in grado e sarà più libero di giocarle ancora di più. Guardi, io penso che di fronte a tutto quello che sta avvenendo in Turchia, ma non oggi, non questi fatti gravissimi che lei sta citando, abbiamo avuto un susseguirsi di fatti di dubbia e crescente gravità. Pensiamo alle crescenti purghe nell'ambito degli insegnanti, 153 giornalisti in carcere, ma poi tutto un clima di intolleranza verso il dissenso che all'inizio sembrava quasi caratteriale del presidente, oggi è diventato un sistema strutturale. Cioè il regime non tollera dissensi dovunque essi siano. Ora, questo in nuce è, diciamo, in senso stretto la Turchia non è ancora uno stato dittatoriale. Però lo sta diventando a grandi passi. E tutto questo sta avvenendo nel silenzio, lei dice giustamente, la comunità internazionale, io dico in particolare dell'Europa. L'Europa che è la custode di determinati valori di libertà, di tolleranza, di libertà di espressione e che da sempre dice alla Turchia quello che deve fare in questo lunghissimo processo di revisione, oggi tace o parla in maniera molto sommessa. Questo perché purtroppo l'Europa si è legata alla Turchia con un accordo sui migranti che la rende molto debole. Ecco, io mi aspetterei dall'Europa una voce molto più forte, non tanto sulla politica estera turca, che ripeto, entra in un gioco molto ampio su cui si possono avere opinioni divergenti, anche atteggiamenti divergenti, ma su questi fatti dove l'Europa ha sempre dettato leggi, ha sempre dettato le linee alle quali la Turchia si doveva conformare in passato. Oggi le vede queste linee valicare, valtrattare. E non esiste e non c'è una voce forte, io credo che dalla nostra Europa dovremmo aspettarci molto, ma molto di più su questo aspetto.